con Filippo Galli al Monza Book Fest. Ma non parliamo di Milan, accenniamo soltanto a questo bel libro che vi consiglio di acquistare, Il mio calcio eretico, ma parliamo di Monza. Sì. Come lo vedi sto Monza? Beh, Monza ha fatto direi una ottima stagione, a un certo punto sembrava che potesse addirittura andare in Europa, non è andata così, però credo che a Palladino e ai suoi ragazzi non si possa dire nulla se non complimenti. E adesso comincia una nuova stagione con un nuovo allenatore, Alessandro Nesta, credo che insomma sia una grande opportunità per lui, per Sandro, per dimostrare tutto il suo valore, quindi mi auguro davvero che il connubio società, squadra e staff faccia sì che insomma, il Monza riesca ancora di più a raggiungere risultati importanti, perché insomma lo merita la città, lo merita la proprietà, il management. Tu sei un po' monzese, beh, sei nato a Villa Santa. No, io sono nato a Monza. Ah, sei nato a Monza. Io sono nato in Clinica Zucca. Perfetto, sono quindi sei Villa qua Santa, e da quando ho 40 anni, quindi 21 anni fa, abito a Monza. Quindi sei, diciamo, monzese a tutti gli effetti. Quindi ogni tanto tifi anche Monza o no? Io sì, certo, ho sempre tifato Monza, chiaramente ho sempre tifato Milan come prima squadra. Poi Monza ho sempre seguito perché avevo amici che erano tifosi, poi qualche volta sono andato a vedere partite a Salta quando ero ragazzino. Però la mia prima squadra, sono sincero, è stata il Milan, dopodiché il Monza è una squadra che è simpatica, che, per cui insomma si chiede anche il risultato dopo che lo chiedo del Pescara prima, perché io ho iniziato a Pescara, e poi del Monza. Bene, Filippo, l'ultima cosa, hai accennato a Sandro Nesta, tu non hai giocato con lui se la memoria non mi inganna, no, però lo conosci. Sì, lo conosco abbastanza bene come persona, una persona straordinaria, una persona di un'umanità incredibile, di un'umiltà davvero, insomma non te l'aspetti, no? da una figura del genere. Enorme professionalità, per quello che mi è stato detto, sono andato una volta alla Reggiana anche a vedere gli allenamenti quest'anno, durante la stagione appena passata, e ripeto, per lui credo che sia un'occasione importante, palcoscenico della Serie A, in un contesto dove magari le persone non saranno tantissime, anche se poi credo che ognuno di noi quando fa quel tipo di lavoro le persone le senta da dentro, quindi certamente darà il meglio di sé per portare al Monza il più in alto possibile. Il Monza ha una garanzia che si chiama Galliani, che tu conosci bene. Sì, certamente insomma, Galliani conosce la Serie A, conosce il mercato, conosce le dinamiche del mercato e quindi ha tante conoscenze che fanno sì che credo che anche quest'anno il Monza arriverà alla partenza del campionato con una rosa e una squadra adatta per fare una stagione importante. Noi vi consigliamo sempre Il calcio eretico e salutiamo Filippo ringraziandolo. Grazie Filippo. Grazie a te. Grazie a voi.